vantaggio decisivo in termini di ergonomia e funzionalità. Signore e signori, ma torniamo a Francesco. Insieme al suo aereo formano una coppia speciale come due amanti complementari uno dell'altro. È un valore aggiunto in ogni show, sia in Italia che all'estero. Originale ed emozionante, il suo volo è un vero regalo per gli spettatori. Il porto da oltre 20 anni con il suo aereo. Ha volato in solitario da Milano dalla India negli Emirati Arabi, andata e ritorno con oltre 14.000 km di percorso, di cui 4.000 sul deserto e 4.000 sul mare. È un record con questo tipo di aereo. Molto apprezzata la sua performance nelle competizioni di freestyle, tra i primi al mondo della categoria. Ha vinto molto, ha avuto molti riconoscimenti, molti altri continuerà ad avere. Ma ora godiamoci lo spettacolo di Francesco Fornavaglio. Questa è una delle sue manovre che lo identificano, la capriola. È una manovra particolarmente impegnativa. Chiude con questa pista. Vedete questi rovesciamenti, è un continuo assorbire giri positivi e giri negativi. Velivola è una perfetta simbiosi con il pilota. Coordinatore a terra per Francesco, il colonnello Moretti, che tra l'altro è l'organizzatore della manifestazione, questo evento da numerosi anni sul litorale di Jesolo. È il 2013 e per celebrare i 30 anni di collaborazione e amicizia, visto la nascita di un prestigioso serie limitata di 1000 esemplari, il nuovissimo Chronomat 44 Frecce del Colori, che rinnova il sodalizio da Breitling della pattuglia acrobatica nazionale italiana. E di cui potete vedere un esempio nella particolare vetrina 3D all'ingresso. Ricordo che assieme a Alenia Aeronautica, Breitling è uno dei co-sponsor principali dell'evento di oggi e di domani. Detto la display line. Quasi a ricadere su se stesso, eccolo. Il motore lo raddrizza, si rovescia il velivolo, lo riaddrizza di nuovo finché assume energia. È ancora in fase rovescia, diritto ora. Del velivolo 327 cavalli, un'ottima potenza per un velivolo di queste prestazioni e per questo tipo di lavoro. Il pitacolo è stato riadattato appunto per le misure, ma soprattutto per le esigenze di pilotaggio di Francesco. E con i dati tecnici del base, che è l'extra 300, l'IP 5 pistoni con elica tripala, MTV 9, BC,
con velocità costante, una potenza massima di 300 cavalli, in questo caso 327 nella versione da lui pilotata, carburante 158 litri. I nostri amici sono accorti della velocità di rollio della macchina superiore ai 360 gradi al secondo. Ecco, vedere questo volo schifo, cosa dice in termini tecnici. Lo fa per salutare lui. Merito per l'applauso per tutti i portatori che portano sua presentazione di alta acrobazia. Viene da una scuola importante, da scuola anche. Ed eccolo, nel passaggio di saluto, lo fa addirittura in volo rovescio. Queste macchine sono, i motori sono particolarmente proportati per poter volare e dare le massime concentrazioni sia in volo dritto come avere la sensazione di scendere velocemente con un ascensore. Il battito di ali, il saluto di noi piloti al pubblico di Jesolo. Grazie Francesco.